Amici di GRP, la più cordiale buona serata da Beppe Rasolo in studio per questo nuovo appuntamento di Vivi in Piemonte. Un Vivi in Piemonte un po' particolare, un po' speciale, perché parleremo di un compleanno particolare che ha dato e che darà sicuramente lustro al nostro territorio. 5 anni fa, a Doha, nel Qatar, non confondiamoci naturalmente con i mondiali di calcio, ma avvenne data una comunicazione importante che stabiliva che il nostro territorio era un territorio UNESCO. Quindi, buon compleanno UNESCO, Sandro Chiriotti. Così introduciamo anche gli ospiti di questa sera. Buonasera Sandro. Buonasera a tutti. Quindi? Beh, buon compleanno UNESCO, perché il territorio Langhe-Monferrato-Oero è patrimonio UNESCO, sarà patrimonio UNESCO, farà il suo compleanno il giorno 22, 5 anni, primo lustro. 5 anni. Noi per fare questo abbiamo chiamato i rappresentanti del territorio. Noi per fare questo abbiamo deciso di andare a scegliere le core zone, quindi cuori pulsanti dei territori. All'interno dell'UNESCO ci sono dei territori particolarmente vocati che si chiamano core zone. Noi siamo andati a scegliere i 5 territori che nel contempo sono anche collegati, ognuno di questi, ad un vino. E quindi presento io i... A te l'onore. Allora, abbiamo la neosindachessa di Neive, che rappresenta non solo il territorio del Barbaresco ma anche quello di Barolo. Quindi Annalisa Ghella, buonasera. Grazie, buonasera. E poi? Poi abbiamo neo sindaco riconfermato, quindi di esperienza, di Rosignano Chiesa, Rosignano Monferrato, che rappresenta il territorio del Grignolino e del Cortese del Monferrato. Buonasera, buonasera a tutti. Cesare Chiesa. Buonasera a tutti. Con Andrea Faccio gioco in casa, mio concittadino anche solo a metà, perché lui è vice sindaco di Ariano Terme, dove io vivo, ma nel contempo ha anche un'azienda vinicola a Canelli, oltre che ad Ariano Canelli, luogo dove ovviamente è partito tutto il progetto che ci ha portato ad avere questo piacevolissimo riconoscimento. Quindi buonasera Andrea Faccio. Buonasera, buonasera a tutti e voi. E poi avremo altri due ospiti. Subentreranno altri due ospiti che presento subito però come indicazione, quindi il discorso dell'area nicese, quindi il vice sindaco di Nizza Pierpaolo Verri, che rappresenta appunto la zona della Barbera d'Asti Nizza di OCG. E poi abbiamo Lorenzo Lucchini, che è il sindaco di Acquiterme, con tutta una serie di produzioni, tra cui le nuovissime new entry Bracchetto Rosato e Asti Secco, ma con Dolcetto Dovada, Carica l'Asino, quindi anche piccole produzioni, Dolcetto d'Acqui. E poi qui alla mia destra naturalmente abbiamo i veri interpreti, che sono i vini del territorio. Indubbiamente abbiamo anche portato una piccolissima presenza, una piccolissima esposizione dei vini che abbiamo citato, Moscato, Barbere, Bracchetti e Grignolino, che rappresentano l'essenza reale del nostro territorio, perché il Piemonte ha 5 territori UNESCO. È bello anche ricordare che Langhe, Monferrato e Oero sono stati il 50° sito riconoscimento italiano UNESCO. L'ultimo, combinazione, è di nuovo un piemontese. Adesso a luglio potrebbero arrivare altri riconoscimenti per l'Italia, però al momento l'ultimo riconoscimento l'ha avuto la città di Ivrea, quindi con elementi molto diversi, perché grazie alla parte industriale ex Olivetti. Il penultimo, siciliano, è di nuovo però collegato come noi al mondo rurale, al mondo contadino, perché è il vitigno tipico del Pattelleria. Insomma, tu ci hai dato una sorta di spolverata e un'analisi su quelle che sono le opportunità. Ma io adesso voglio andare a chiedere, e per fortuna che siamo finiti anche le lezioni, sono finite le lezioni, perché così non siamo più in par condicio, e quindi questo va benissimo. Comincerei proprio da Annalisa. Cioè, questo aspetto legato al territorio dell'UNESCO, quanto è importante e quanto incide anche nella promozione dello stesso vostro territorio? Beh, ha inciso tantissimo, ha aperto le porte a un turismo internazionale che già conoscevamo, ma in realtà ha fatto veramente da grande fonte di amplificazione, un turismo molto selezionato, attento al prodotto e attento al paesaggio, e questo fa veramente la differenza per noi locali. Io ricordo con piacere quando abbiamo ospitato la selezione UNESCO, siamo andati nelle cantine
del Castello di Neiva in cantine storiche che hanno visto proprio nel 1800 la selezione del vitigno nebbiolo che poi da noi dà il frutto del barbaresco e nelle terre del Barolo dà il Barolo. Io sono qui come rappresentante di Neive che ha la fortuna, si vanta di avere comunque 4 vini DOC, quindi partiamo dal Moscato, all'Arnese, al Dolcetto e al Barbaresco. Non nego che la nostra fortuna è anche quella di avere un bellissimo centro storico medievale che fa parte anche dei borghi più belli d'Italia, Bandiera Arancione, quindi diciamo che c'è un trionfo di bellezza, di storia, di arte, di cultura, di enogastronomia chiaramente. Quindi quasi quasi voglia di chiedere la cittadinanza. Lieta. Sindaco Cesare, insomma, invece, cioè, queste opportunità come l'UNESCO quanto sono importanti? Ma per noi del Monferrato Casalese, noi siamo 9 comuni che rappresentano la Corson UNESCO e poi c'è una costellazione di altri comuni e centri intorno che fanno parte della buffer. Il riconoscimento del 2014 è stato per noi come vincere un campionato del mondo di calcio, è stato veramente il salto di qualità. Già in questi anni consolidando questa esperienza, abbiamo acquisito veramente la consapevolezza dell'importanza e del valore del nostro territorio. Uno scrigno, il Monferrato Casalese è uno scrigno che si scopre anche noi che lo viviamo tempo per tempo. Direi che certamente tutti i 9 comuni, i 9 centri che rappresentano la Corson UNESCO, il Monferrato degli Infernot, la Corson numero 6 dal punto di vista, diciamo, burocratico amministrativo del riconoscimento di Doha di 5 anni fa, è caratterizza l'unica a sinistra. Sì, esattamente, è rappresentata proprio dalla questa cultura millenaria dell'uomo, una cultura immateriale che è riuscita nel tempo a modificare il territorio, vocandolo ad un'agricoltura di qualità, non solo esternamente attraverso i vigneti tipici nostri che sono quelli del Grignolino, non solo attraverso le cantine storiche o i castelli che rappresentano il territorio, ma anche con gli infernot, luoghi particolari dove i vini dalla prima metà dell'Ottocento, in particolare i vini più nobili, i vini pregiati, venivano destinati all'invecchiamento. Ma questa cultura immateriale è rappresentata anche da eventi culturali, da Cesare Pavese è stato in Monferrato. Noi in queste settimane stiamo celebrando e ricordando il primo centenario della morte di Angelo Morbelli, capofila, uno dei capofila del divisionismo italiano, attraverso anche un percorso che rappresenta i luoghi e i modi in cui lui vedeva il territorio, che è rimasto quasi inalterato nell'ultimo secolo. E quindi credo che questo premio, questa, diciamo, riconoscimento per noi ha un rilievo essenziale dal punto di vista turistico, economico e sociale, ma rappresenta anche la riscoperta per noi stessi che vi viviamo, oltre che naturalmente per i molti turisti che ormai stanno iniziando a frequentarci sempre più assiduamente, una riscoperta di questo scrigno che ogni giorno dà delle preziose cose nuove da vedere, da scoprire, da gustare, da vedere con gli occhi. Per noi è veramente stato un riconoscimento e l'inizio di un percorso che sta proseguendo tutti insieme in modo condiviso con grande soddisfazione. Andrea, possiamo dire che probabilmente, diciamo, le vostre tradizioni, le tradizioni comunque del territorio, il gusto del vino, eccetera, era sempre lì. Occorreva magari un'iniziativa di questo genere per fare una sorta di ampio megafono? Beh, sicuramente sì. L'esperienza che io ho vissuto direttamente è sotto molteplici aspetti. Abbiamo visto a Canelli, da Canelli è nato un po' il progetto e Canelli ha avuto un grossissimo cambiamento, ha quasi cambiato passo. All'inizio noi stessi cittadini avevamo, diciamo, forse trascurato un po' le cose belle che abbiamo. Tutti sapevano che nei nostri territori, ma non solo Canelli, cioè tutta la zona UNESCO, si producono grandi vini, c'è un'enogastronomia che era potenzialmente trainante. Da quando, per farla semplice, qualcuno dal di fuori ha acceso i riflettori e ci ha messo sotto queste luci del mondo, anche noi che abitiamo in questi territori abbiamo incominciato a capire che effettivamente avevamo una marcia in più, abbiamo
cambiato passo affrontando e ricevendo la visita da parte di un turismo più di qualità, un turismo più attento alle nostre eccellenze, quindi i vini buoni c'erano già, come giustamente hai detto, però abbiamo avuto questi riflettori puntati che hanno acceso il nostro orgoglio e oggi se si va in piazza e si chiacchiera dei nostri vini, delle nostre eccellenze, tutti i cittadini sorridono e sono consapevoli di questo. Anche per un comune come Agliano Terme, e dove il turismo era qualche cosa di già esistente, le terme esistono da centinaia d'anni, quindi sono state valorizzate anche molto bene addirittura nel secolo passato, beh, anche lì il turismo è cambiato molto, quindi evviva l'intervento dell'UNESCO che ha cambiato la tipologia di cliente inteso come turista, ma ha cambiato anche noi che in queste splendide colline abitiamo e lavoriamo tutti i giorni. Quindi diciamo una grande opportunità che ha dato comunque la stura a tutta una serie di iniziative che poi sono arrivate dopo. Assolutamente sì, è partito questo impulso che ha creato nuova ricettività dal punto di vista alberghiero, sono cresciute moltissimo e anche ha insegnato a noi cantine, produttori di vino, a ricevere il turista in un modo completamente nuovo e diverso. Insomma, cari amici di GRP, una grande occasione di conoscenza, di opportunità e un buon compleanno. Noi ci vediamo dopo una breve pausa pubblicitaria. Eccoci tornati in studio. Insomma, abbiamo visto che alla fine, caro Sandro, poi è tutto un problema di comunicazione. Infatti, quando c'è un humus, un buon territorio, una buona, diciamo così, tradizione, alla fine la comunicazione è quella che dà poi l'opportunità. Io credo che una buona comunicazione si appoggi su un concetto chiaro, preciso, importante da comunicare. Il territorio UNESCO Langhe Monferrato-Roero sicuramente è un concetto preciso, articolato, diversificato, culturalmente stupendo, da vivere e quindi relativamente facile da comunicare. I piccoli comuni, i grandi comuni, i sindaci che seguiranno sono già realtà più importanti numericamente parlando, hanno affrontato il piacere, l'onore del riconoscimento dato alla vita rurale, perché è il mondo rurale che è premiato con questo riconoscimento. Fa un pochettino da controaltare con il riconoscimento dato alla dieta mediterranea, sempre territorio di nuovo patrimonio materiale UNESCO, che ovviamente escludeva parzialmente la parte settentrionale dell'Italia. Questo fa da completamento, cioè tutta l'Italia ha questa caratteristica e noi siamo felicissimi di essere alfieri di questo. Quello che ritengo io, per rispondere al tuo quesito, è che la comunicazione oggi, sappiamo tutti, che ha vie, fronti, metodi, obiettivi a 360 gradi. Noi dobbiamo ancora imparare a muoverci bene sulla comunicazione, anche perché i nostri comuni, i nostri produttori, i nostri ristoratori, il ricettivo, i servizi, le attività che ci sono nei nostri comuni stanno imparando a capire che cosa è la potenzialità che l'UNESCO porta nei nostri territori. Il fermento che c'è adesso dalle elezioni appena fatte è sicuramente un momento importantissimo e gli elementi basilari sono: abbiamo qui un territorio che il mondo ci invidia, ma un territorio che deve anche imparare ad essere cosciente di se stesso, comunicare in maniera integrata, omogenea. È finito il concetto del campanilismo. La gente viene nel territorio UNESCO. Vabbè, si fa rete, questa è una cosa fondamentale. Ma la rete, perdonami solo un'ultima integrazione, la rete, oltre ad essere nostra, poi ci permetterà di proiettarla oltre l'Italia e oltre l'Europa. Io ad esempio ho già in mente, e se ne parlava con alcuni sindaci, di andare a creare delle integrazioni con altri territori UNESCO, tipo l'Alsazia, tipo la costa del Douro tra Spagna e Portogallo,
quindi le proiezioni operative e di comunicazioni sono stupende. Possiamo dire una contaminazione sempre enologa da questo punto di vista. Non soltanto, proprio di vita contadina. Però c'è, ci sta. Invece volevo rifare il giro con i tre rappresentanti delle istituzioni, perché Neive, allora se noi faccia come se fosse davanti veramente, fosse la promozione turistica, perché non si deve venire a Neive? Che cos'è che può godere anche il nostro spettatore di GRP? Allora, innanzitutto è la bellezza del paesaggio, che è quello che ci ha portato nel riconoscimento UNESCO. Queste colline che sono veramente un degradare dolcissimo, curate come fossero giardini dei nostri agricoltori, quindi lasciarsi coinvolgere dalla bellezza del paesaggio. Poi gustarlo chiaramente con questi prodotti che sono appunto in primis il vino, il tartufo per quello che riguarda il tartufo d'Alba. E sicuramente poi la bellezza di questi piccoli paesi, questi piccoli centri che sono appoggiati su queste colline e viverne la dolcezza della lentezza, ecco, credo che la qualità particolare del nostro vivere è proprio quello di riuscire a vivere in una dimensione che le grandi città ci invidiano e quindi il ritmo lento della natura, della cultura, dell'invecchiamento del vino che ti proietta proprio in un'altra dimensione. Piatto da mangiare assolutamente? Sicuramente i tagliarini, i ravioli al plin e il brasato al barbaresco. Fermiamoci qui perché sennò scatta la colina in bocca. Facciamo un passaggio a Rosignano invece. Sì. Anche in questo caso la domanda è la stessa, carta d'identità e perché si deve venire da voi? Ma io volentieri rispondo a questa domanda parlando di Rosignano, ma quello che dico del mio territorio lo dico e riguarda tutti gli altri 8 comuni, gli 8 centri che fanno parte della Corson UNESCO. Noi abbiamo avuto in questi ultimi mesi alcune visite di rappresentanti della Repubblica Cinese, no? Quindi quello che si percepiva da loro era la difficoltà di identificare il campanile, come si diceva prima, cioè la necessità di dare una visione d'insieme al territorio. E quanto diceva la collega di Neive vale anche per le nostre zone, paesaggi e panorami stupendi, un'enogastronomia che sta acquisendo consapevolezza di se stessa, il Grignolino, che il consorzio di tutela in questo momento sta provando a far diventare anche un vino antico attraverso la formulazione del Monferrace, raccontando e ricordando come fin dall'epoca dei duchi di Monferrato e dei duchi Gonzaga l'uva barbesina era portata a Mantova, alle corti estensi e in giro per le corti principali dell'epoca imperiale come un vino di assoluta qualità. E quindi questo anche la percezione del valore storico di quello che c'è dietro al territorio è un elemento secondo noi davvero molto importante. Poi la varietà degli Infernot. Nel territorio comunale di Rosignano, ad esempio, sono censiti e ne arrivano sempre di nuovi una settantina di Infernot, ciascuno molto diverso, ma altrettanto si può dire di tutti gli altri comuni, da Cellamonte, Vignale, da Ozzano, Camagna, Ottiglio, Sala, Olivola. Tutti questi comuni hanno questa caratteristica che li accomuna, la capacità o il tempo che i contadini dedicavano nel passato a creare nel sottosuolo queste nicchie che sono un patrimonio straordinario di storia e di cultura, ma anche oggi visitati rappresentano veramente ciò che è stato il fiore all'occhiello e che ci ha consentito di diventare patrimonio UNESCO. È bello, bisogna arrivare, parlavo prima dello scrigno e delle preziosità che ci sono nel nostro territorio, si trovano sempre cose nuove, si scoprono noi stessi che viviamo, sensazioni, gusti, sapori e colori che ogni stagione fanno di questo luogo un luogo veramente straordinario. E invece a livello di cibo, se dobbiamo spingere i nostri... Allora ovviamente gli agnolotti piuttosto che la bagnacauda, le deco, i friciulin, le varie altre tipologie proprie della cosa e poi non da ultimo il tartufo bianco della Valle Genza che è stato in qualche modo riconosciuto attraverso la realizzazione proprio da pochi mesi nel territorio di Rosignano, di Cellamonte e di Vignale di una tartufaia con un gruppo veramente
volonteroso di Trifulau che si rende disponibile a far vivere ai turisti che arrivano sui nostri luoghi, nei nostri luoghi, la sensazione con i loro cani eccetera di scoprire queste cose. Non da ultimo, ad esempio, abbiamo realizzato sul nostro territorio anche un museo contadino diffuso, anche questo patrocinato dall'Associazione dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato, proprio perché riteniamo, anche per destare l'interesse e la curiosità di un pubblico, di un turismo sempre più attento e sensibile alle peculiarità del territorio, che far vedere quelli che erano gli attrezzi che nel corso dei secoli l'uomo, il contadino, utilizzava per creare questi vitigni straordinari, per gestire e modellare il territorio, abbia anche questo un'importanza non da poco. Li annaffiamo con cosa? Ah beh, col grignolino per eccellenza, poi abbiamo il cortese, abbiamo una miriade di altri DOC o di OCG veramente importante, ma il grignolino che nasce dalla pietra da cantone, da questo sottosuolo geologicamente importante che caratterizza specificatamente proprio il territorio del Monferrato Casalese, la parte collinare del territorio del Casalese, rappresenta il grignolino, il vino tipico dei nostri, di queste zone, con questo senso di fruttato, con queste sensazioni particolari, con questi colori particolari che tra l'altro si modificano zona per zona, collina per collina, rappresentando anche qui una unicità che già Isabella d'Este considerava qualcosa di veramente unico. Quindi andiamo molto indietro nel tempo. Sono preparati questi sindaci? Decisamente, vivono il territorio pienamente, intensamente. Senti, facciamo uno strappo, andiamo fino ad Agliano. Andrea, allora per te? Beh, ad Agliano il mondo del turismo è di casa da centinaia d'anni. Agliano è, come abbiamo già detto, una delle eccellenze della nostra zona, ma Agliano si distingue anche negli ultimi anni per diverse cose. Ad Agliano abbiamo una vita molto attiva. Ad Agliano, pensate che una decina d'anni fa è nata un'associazione, un gruppo di produttori di vino, che però ha saputo unire tutti gli attori del territorio. Questa associazione si chiama Barbera Agliano, ma vede anche dall'operatore, non so, dal panettiere al tabaccaio al ristoratore, tutti quanti insieme a fare squadra e organizzare attività nel nostro comune. Quindi Agliano è una eccellenza, una piccola chicca, un piccolo borgo arroccato in cima a una collina, molto dinamico. Abbiamo fatto delle attività adesso ancora nel mese di giugno con la festa della Barbera, avremo nel secondo weekend di ottobre faremo il Barbera Fish Festival, che è una cosa assolutamente unica. Cos'è? Ce la racconti? Ad Agliano abbiamo un'importante comunità di norvegesi, abbiamo decine di cascine, decine di seconde case che sono state acquistate da turisti, da appassionati del nord Europa. Quindi stiamo lanciando questo gemellaggio, questo abbinamento delle nostre eccellenze, quindi la Barbera tra queste è forse la regina di queste eccellenze, e i prodotti tradizionali del nord Europa. Quindi avremo degli chef, anche chef importanti, chef stellati, chef che hanno vinto alcuni anni fa il prestigioso premio del Bocuse d'Or, li vedremo arrivare ad Agliano e cucinare le loro eccellenze in abbinamento con i nostri prodotti. Quindi andiamo avanti anche nel far conoscere, ma anche conoscere altre eccellenze che arrivano da in giro per il mondo e dal nord Europa in particolare. In fin dei conti noi qualche mese fa abbiamo parlato proprio del Bocuse, quindi della capacità della cucina, diciamo, del nord Europa. Cari amici telespettatori, avete capito che poi alla fine tornano tutti da noi e siamo stati magari noi a dargli le dritte più importanti. E noi ci vediamo dopo una breve pausa pubblicitaria. Insomma, abbiamo parlato di vino, cambio di scena perché abbiamo cambiato anche i territori. Sandro, vuoi presentare tu i due nuovi ospiti? Con grande piacere. Adesso stiamo crescendo come dimensioni territoriali, abbiamo due città, Nizza, Monferrato e Acqui Terme. Quindi cominciamo con Nizza. Cominciamo con Nizza, che è anche il riferimento della DOCG, Barbera d'Asti Superiore. Nizza della Paglia, Nizza Monferrato, Nizza tradizione, Nizza grande attività, Nizza che ha appena corso la corsa delle botti. Nizza. Dopo averle svuotate prima, ovviamente. Sì. Barrique, tra l'altro ha vinto Castelnuovo Calcea, sì, un altro dei comuni corzor del nostra,
della nostra area Barbera. Quindi salutiamo naturalmente Pierpaolo Verri, del vice sindaco appunto del comune di Nizza Monferrato. Buonasera. Buonasera, grazie. E poi? Lorenzo Lucchini, sindaco di Acqui Terme, uno ovviamente dei paesi più importanti del territorio romano. Hanno appena fatto anche loro i ludi storici. No, dobbiamo ancora fare. No, stanno preparando, ecco. Stiamo presentando. E non svelare troppo, perché sennò poi dopo lo facciamo dire a lui. Stiamo preparando i ludi romani. La città forse più importante, che è stata caratterizzata anche lì da vari vini, oltre dall'acqua calda. Le terme della Corrente. Direi di sì. Allora, buonasera Lorenzo, tra l'altro. Buonasera. Come mai questi territori sono, tra virgolette, anche legati molto all'aspetto termale? Beh, inevitabilmente, avendo una fonte che sgorga da migliaia di anni in città, usata già dai romani per quanto riguarda le cure e l'utilizzo dei fanghi e dei vapori, per noi sono fondamentali, quindi uniti ai vini ci sono sicuramente le acque termali. Bene, e invece a Nizza Monferrato, cioè nel senso, quanto importante, come dicevamo anche con gli altri sindaci, questo aspetto legato alla promozione UNESCO, eccetera, e quanto vi rende orgogliosi e fieri in questo caso? Beh, sicuramente il riconoscimento UNESCO è stato una cosa fantastica che ci ha fatto piacere, ma ha dato la possibilità a noi, come tutti gli altri territori, di farsi conoscere all'Italia intera, ma al mondo intero. Questo riconoscimento, che è durato anni di lavori per poter arrivare a questo riconoscimento del 2014, ha dato una possibilità di apertura sul turismo che il nostro territorio non aveva ancora, o comunque stava iniziando con i primi agriturismi piuttosto che bed and breakfast che ci sono. Questo riconoscimento ha portato alla ribalta un territorio che poi non è solo il nostro, ma io parlo sempre di tutto tutte le colline del sud Piemonte, no? Quindi che per noi magari è un territorio enorme, però per uno che viene dalla Cina, faccio un esempio, viene qui, in 15 giorni ha tempo di vedersi tutto questo meraviglioso territorio, e questo riconoscimento è qualcosa che lo vediamo tutti i giorni. A Nizza abbiamo raddoppiato praticamente in 3 anni gli accessi turistici, e questo grazie a tante cose, grazie anche semplicemente a un turismo enogastronomico che è venuto fuori dopo anche il riconoscimento del Barbera a Nizza, che è stato un qualcosa di più, che ha portato turismo di un certo livello, come dicevano anche i miei colleghi, sul territorio. Quindi il riconoscimento UNESCO fa bene a un territorio, fa bene alla città, ma fa bene proprio a un'economia che non c'era ancora, che quindi si sta sviluppando. È un punto di partenza anziché un punto di arrivo. Certo, certo. Quello assolutamente sì. Allora, visto che abbiamo fatto anche la domanda che agli altri, tornerei da Lorenzo Lucchini. Una sorta di carta di identità di presentazione del territorio, quali le caratteristiche migliori, e poi la classica domanda finale che è legata, diciamo, all'enogastronomia. Beh, io avendo fatto per anni attività in bicicletta, mi sento figlio di un territorio, oltre che della mia città, quindi oltre ad apprezzare le qualità di una città che appunto ha una storia antichissima e un centro pedonale molto ampio, arricchito da questa architettura che alla fine del 400 ci ha regalato degli edifici che hanno impreziosito il centro, delle chiese meravigliose, non posso che citare come gli altri la ricchezza dell'enogastronomia del nostro territorio. Quindi sono tutti valori ai quali noi nei nostri primi 2 anni di attività abbiamo dedicato buona parte degli sforzi di un progetto che in ogni ambito vuole andare a potenziare la forza della recettività, la forza attrattiva di un'intera zona, con un lavoro certosino fatto in tanti ambiti. Ci vuole tempo per fare questo lavoro, molto impegno, persone competenti, e per quanto riguarda per esempio l'enogastronomia stiamo lavorando a un progetto molto ambizioso che consiste nella realizzazione di un festival
dell'alimentazione, non inteso come festival prettamente enogastronomico, ma proprio alimentazione intesa come accezione socioculturale di alto livello, quindi cercare di creare una serie di workshop, simposi e conferenze che in un weekend rendano la nostra città centro di un'intera area e quindi elevino di molto l'importanza della nostra città. Quindi saper gustare fondamentalmente alla fine. Decisamente sì, avere la consapevolezza che l'alimentazione va intesa sia per quanto riguarda i suoi valori legati all'economia, legati alla società, legati al benessere, allo sport, a tutto quello che ruota intorno all'alimentazione e all'enogastronomia. E questa è una cosa che stiamo progettando per un altro anno. Poi ci sono una serie di eventi, abbiamo citato prima Ludia Quest, per ricordare la storia della nostra città, la storia romana, con un evento che ha una parte goliardica, che è questa corsa delle bighe trainate da uomini, che ci coniuga ad altri tre centri italiani con i quali quest'anno gareggeremo, che sono Pont Saint-Martin, Faenza e Scheggia, che verranno a correre con noi questa gara, che l'anno scorso è stata corsa dai centri che circondano la nostra città. E poi abbiamo dei progetti di area vasta, abbiamo intenzione di mettere in risalto non soltanto Acqui, ma tutto l'Acquese con i comuni che la circondano, perché non possiamo dimenticare i tanti piccoli centri che ci stanno intorno e che con le loro bellezze rendono, potenziano il messaggio che si vuol dare a un turismo che, grazie a essere ricompreso in un'area così importante come l'area UNESCO, ci rende più attraenti per un turismo proveniente dall'estero. Insomma, vorrei integrare l'elenco che ha fatto Lorenzo con due prodotti non prettamente acquesi, che sono il filetto baciato, certo, e il torrone, perché ci sono due eccellenze piccole ma stupende. E invece a livello delle manifestazioni, Acqui Storia, che a livello culturale di nuovo uno dei grandi simboli del territorio, sì, e che probabilmente durante l'autunno ci offrirà occasione di altri incontri. Beh, questo sì, tra l'altro continui a sollecitare le mie papille gustative se continui così. Quello che voglio chiedere a Annalisa è proprio nel vedere voi come rappresentanti del territorio raccontare le tradizioni, si percepisce proprio una sorta di scintilla che scatta negli occhi, proprio l'amore per il territorio. Sì, esatto. Amiamo davvero il nostro territorio, vogliamo promuoverlo in tutti i modi possibili e soprattutto accogliere in eccellenza i turisti che arrivano sul nostro territorio. Questo vuol dire appunto fare rete e soprattutto essere consapevoli. Io penso che le parole chiave siano la consapevolezza del nostro territorio e la comunicazione, e poi allora facendo rete saremo pronti ad accogliere tutto il turismo che arriva grazie a questa candidatura. Credo che si possa però aggiungere la varietà del nostro territorio, perché il territorio UNESCO nostro, partendo appunto dalle rive del Po, sinistra, destra, Tanaro, Langa Astigiana, Langa Albese, Roero, ha realtà totalmente diverse. Noi partiamo dalle colline morbide del Monferrato Casalese e dell'Astesana, per arrivare ai picchi sempre più elevati che raggiungono poi la parte preappenninica sia dell'Acquese che della Langa, con caratteristiche dei borghi, delle cittadine, Alba, Nizza, Canelli, la stessa Asti, quindi dimensioni un po' più importanti, i piccoli borghi, andiamo a riaccettarne perché sennò ci facciamo amare da tre e odiare da tutti gli altri. Quello sì, i piccoli borghi eccezionali che ci sono nei nostri comuni hanno tutti qualcosa di specifico, di particolare, che merita di essere scoperto, visto, ma soprattutto quella che è il valore, l'eccellenza maggiore che la si percorre a piedi, che lo si percorre in bici, in quad, in auto, in pullman, è la gente. Cioè da noi si incontra la gente, gente orgogliosa del proprio territorio, che è felicissima di farlo conoscere, di condividerlo. Oggi durante tutti gli eventi turistici è stato scoperto il turismo emozionale.
Io ogni volta mi metto a ridere quando dicono che noi stiamo facendo del turismo emozionale, perché mi chiedo, ma l'abbiamo sempre fatto solo del turismo emozionale? Il turismo sensoriale in questo caso. Esatto, esatto, e viviamo questo. Allora, la nostra gente, non solo gli amministratori, gli abitanti, gli indigeni dei nostri territori, sono dei bacini di incontro, sono delle realtà stupende da incontrare, da apprezzare, da conoscere, per il mondo italiano e soprattutto per un turismo internazionale. Questo è ciò che è vincente a casa nostra e di cui siamo tutti orgogliosi. È vincente perché, tra l'altro, perché dà delle sensazioni? È vincente perché il turista italiano, europeo, d'oltreoceano, che con tempi, con richieste, con aspettative, con conoscenze diverse, viene in casa nostra, riceve sempre una risposta consona alle proprie aspettative, perché le nostre genti, i nostri operatori, ma ripeto, anche le nostre genti, non solo gli operatori professionali, sanno capire, sanno confrontarsi, sanno rispondere in maniera poliedrica, in maniera articolata a quella che è la richiesta di chi incontrano. E certo, e noi la richiesta ce l'abbiamo della pubblicità e ci vediamo dopo un breve spazio. Amici di GRP, eccoci dunque giunti per questo ultimo blocco della nostra trasmissione. Adesso io vorrei andare a conoscere meglio quella che è la realtà di Nizza Monferrato. Tra l'altro, lo dico da livello sportivo, da amante del calcio 5, neopromosso in Serie B, ho anche dei carissimi amici come Maschio e Modica che giocano lì, quindi ne approfitto anche per salutarli. Allora, vice sindaco, raccontiamo un po' Nizza, al di là della corsa delle botte, insomma. Beh, Nizza, diciamo che ha la particolarità di avere un centro storico bellissimo, uno dei pochi centri storici dove c'è una via pedonale che è via maestra, che ha 400 metri di porticati, sia da un lato che dall'altro, quindi viene naturale passeggiare, noi dicevamo da ragazzini andare a fare le vasche in via maestra, no? E di lì si svolge un po' tutta l'attività delle manifestazioni che ci sono durante tutto l'anno a Nizza Monferrato, particolarmente in estate, ma vive poi tutto l'anno. La principale manifestazione è Nizza e Barbera, in questo caso legato particolarmente al vino, che poi è stato quello che ha dato il là al riconoscimento UNESCO. Di lì in poi si svolgono altre attività, altre manifestazioni come Nizza e Bagnacauda, che è legato a un altro prodotto del territorio, che è un presidio slow food, che è il cardo gobbo di Nizza Monferrato. Abbiamo la fiera del bue grasso, che insieme a Moncalvo e Carrù sono le maggiori fiere del bue sul... La via maestra è caratterizzata da una presenza di macellerie con della top. Carne di vitello, di fassone che ti top. Fermano. Sì, sì. È quasi impossibile non assaggiare e andare a comprare... Abbiamo, ma non solo i turisti, ma gente che viene da Milano puntualmente a acquistare la carne. Quindi diciamo, abbiamo delle eccellenze che sono il top su Nizza. E le manifestazioni che facciamo sono proprio legate a queste cose qui, perché poi la fiera del bue grasso c'è il bollito piuttosto che la carne cruda. Quindi cerchiamo di dare più ampio spazio possibile a tutti i prodotti del territorio. Però durante l'anno, adesso facciamo durante l'estate tutta una serie di manifestazioni, la principale è estate sotto il Campanon, no? Noi abbiamo questa torre campanaria nel centro di Nizza. Palazzo del Municipio. Esatto, cioè il Palazzo del Municipio, che apriamo in occasione delle visite, e una occasione sarà proprio quella di domani sera per celebrare i 5 anni del riconoscimento UNESCO. Faremo un brindisi sulla torre del campanile. Siamo tutti invitati, ovviamente. Questo ovviamente, ma non solo voi, ma chiunque pubblico può venire, pubblico. Venire a Nizza. E, dopodiché su Nizza abbiamo ancora altre attività di manifestazioni come la corsa delle botti legate al Monferrato in tavola. Monferrato in tavola è una sagra sulla piazza, con le proloco dei comuni limitrofi, dove ognuno presenta le proprie specialità enogastronomiche. E al pomeriggio abbiamo questa corsa che è bellissima, che fa parte di un tour del Palio del Corso delle Botti d'Italia, dove si sfidano le cantine locali
spingendo. Qualche volta vincete anche il Palio di Asti. E qualche volta diciamo anche il Palio di Asti, sì, l'ultima volta figlio l'abbiamo d'arte, vinto. Lui. Sì. In questa ottica tu sei figlio d'arte. In questo caso pompe, da rettore l'ho vinto nel 2016, è stata una grande soddisfazione, dopo 30 anni siamo riusciti a riportare il Palio di Asti a Nizza Monferrato. Palio di Asti che tra l'altro le telecamere di GRP riprendono sempre con delle lunghissime dirette, quindi ne approfittiamo naturalmente per ringraziare tutta la squadra che di solito era comunque presente sul territorio. Insomma, a Nizza non vi annoiate? No, a Nizza non ci annoiamo noi gli amministratori, ma non si annoia nemmeno la gente che viene a Nizza. Quello un altro richiamo interessante di Nizza è la terza domenica, il mercatino dell'antiquariato, che è uno dei più belli del territorio. Non è una manifestazione che organizza il comune, ma c'è un'associazione che sono 40 anni che puntualmente ogni terza domenica del mese organizza questo mercatino degli antiquariati, che è uno dei più importanti del Piemonte. Annalisa, invece la bottega dei vini che cos'è? Quella? È la presentazione di tutte le cantine che producono vino nelle nostre terre, riunite sotto i locali del comune. Abbiamo una rappresentazione di 400 etichette, quindi tutti i produttori espongono il loro 400? 400 etichette. E però? Notevole. Abbiamo appunto i quattro vini DOC che poi con le varie cantine suddivise creano tutto questo varietà di etichette. Non è male. E invece se dovessimo, Sindaco di Acqui, una cosa un pelino più rosé, voi fate anche qualcosa legato a questo aspetto? Sì, noi avevamo due notti bianche, una è diventata la notte romana che conclude la festa della rievocazione storica che facciamo in parte facendo la parte goliardica con la corsa delle bighe, ma poi ci sono numerose rappresentazioni, monologhi e una cena fatta nell'ambiente antistante il nostro museo archeologico, che vogliono in qualche modo dare importanza alla parte storica della città. E poi nel primo weekend di agosto c'è questa notte rosé, nella quale noi andiamo a mettere l'accento su una delle produzioni delle quali siamo più orgogliosi, che è questa nuova DOCG, che adesso si avvale di diversi produttori. L'anno scorso erano solo 4, quest'anno abbiamo raddoppiato, che con il brachetto riesce a fare una vinificazione stile metodo classico, che dà questo vino con un gusto molto molto particolare, molto delicato, adattissimo per fare aperitivi e per andare un po' a contrastare questo mito del prosecco che riusciamo tranquillamente a contrastare per gusto e qualità. Nel territorio c'è il brachetto rosé, ma c'è anche l'asti secco, che sono in questa logica e che ci auguriamo avranno grande successo. Ma non dimentichiamoci che nel territorio, da un punto di vista metodo classico, c'è anche l'alta langa, che è sicuramente uno dei prodotti d'eccellenza dell'enologia metodo classico italiano. Visto che sei così preparato sulla formula dei vini, ma è anche il tuo mestiere da questo punto di vista, è una cosa su cui abbiamo parlato con i sindaci e che è emersa nel corso della trasmissione, la capacità di fare rete, la capacità di fare sistema per attirare un maggior numero possibile di turisti. Ma questi turisti poi alla fine, lo dicevano alcune persone qui stasera, aumentano, raddoppiano, triplicano, quindi comunque questa è un'operazione, è un compleanno di successo. È un compleanno sicuramente di successo, come scherzosamente io ho detto prima, noi lo consideriamo un punto di partenza e non un traguardo, perché le cose fattibili che ci piace immaginare di fare sono ancora tante. Il concetto di unire le forze, addirittura tra pubblico e privato, non solo tra comune e comune, tra pubblico e privato, è indubbiamente fondamentale. Un esempio, è stato citato il tartufo bianco del Basso Piemonte, da Alba, eccetera. Tutto il territorio, da Cellamonte, quindi dal Casalese, a Monforte, è caratterizzato da una presenza importante di zone tartufigene e di fiere del tartufo, dai primi di ottobre fino a metà dicembre. Invece di essere concorrenti, si sta imparando a comunicare insieme, a catturare la gente per farla venire e non fare l'escursione di giornata, ma effettivamente soggiornare e fare turismo. Questo è un po' più facile nel periodo autunnale, però si sta cominciando a studiarlo anche sugli eventi
lungo tutto l'arco dell'anno, quindi dalla primavera in avanti. È fondamentale che si capisca bene che non siamo assolutamente l'un contro l'altro armati, ma al contrario siamo tutti nella stessa barca a remare nella stessa direzione. In quale direzione vogliamo andare? Stiamo constatando con grandissimo piacere, e qui bisogna anche dire, spezziamo una lancia anche a favore della Real Torino, cioè Torino è entrata nelle 10 città più visitate oggi in Italia, non solo dagli stranieri ma anche dagli italiani. E chi viene a Torino e si ferma fa sempre un viaggio nel nostro territorio. Langa, Monferrato e Roero sono sicuramente uno degli obiettivi principali di chi viene in Piemonte, di chi viene a Torino e di chi va anche sul lago. Questo significa che creare la squadra la più larga possibile, il Piemonte ha 5 siti UNESCO, uno è sott'acqua, le palafitte del lago di Viverone, però ha 5 siti UNESCO, quindi una promozione integrata di questo gruppo può permetterci di scaglionare nell'arco dell'anno iniziative di ogni genere vario e catturare attenzione. Con quali mercati? Il mercato italiano ci ha scoperti, sta venendo, ci sta apprezzando e sta gradendo l'accoglienza che noi presentiamo e proponiamo. Il mercato europeo non solo ci ha scoperto, ma il mercato europeo è in continuo arrivo e acquisizione di immobili. Cioè noi stiamo vedendo un'attività immobiliare stupenda. Perché in fin dei conti, e ti blocco anche perché stiamo arrivando verso la fase finale, il concetto è che uno quando poi scopre questo territorio vuole venire qua e ci vuole vivere. E goderselo più a lungo. Goderselo assolutamente più a lungo. Quindi perché noi stiamo facendo i turisti, facciamo i pionieri, facciamo conoscere i nostri territori, invitiamo la gente a godersi le nostre eccellenze, a scoprirle e di conseguenza poi molti decidono di venire a viverle. E allora, da tutti i sindaci, ho fatto rientrare anche gli altri due che avete avuto modo di conoscere prima precedentemente, naturalmente auguri a tutti di buon compleanno per il buon compleanno UNESCO, visitate il nostro Piemonte, visitate le realtà che vi abbiamo presentato oggi, perché al di là di tutto, cari amici di GRP, questo è il nostro, è un territorio che vale la pena di essere scoperto fino all'ultimo campanile. Da Peppe Rasolo e da tutti naturalmente i presenti, arrivederci alla prossima settimana con Vivi in Piemonte, mai come questa volta il titolo della trasmissione è così azzeccato.